Consegnati nella sala giunta del Comune il premio Sgarrupato 2018 e le targhe di ceramica ai vincitori dell'iniziativa promossa dall'associazione SELF, impegnata sui temi della legalità, della lotta alla violenza, dell'ambiente, nelle scuole di Secondigliano. La mattinata, occasione per fare il punto sulle attività del Secondigliano Libro Festival, ha visto la partecipazione di diverse scuole del territorio da ottobre impegnate in progetti di lettura, scrittura ed incontri con gli autori. Un atto d'amore verso la città e verso la lettura. Due cose che vengono coniugate dal premio Sgarrupato e dagli sforzi infaticabili dell'associazione SELF di Salvatore Testa e di tutti gli insegnanti e i docenti che ci lavorano, perché attraverso la lettura di testi che sono ispirati anche alla cronaca, alla vita quotidiana, alle bellezze di Napoli, i ragazzi diventano da un lato consapevoli della propria città e dei problemi della contemporaneità e dall'altro dei buoni lettori e dei buoni critici, perché poi votano per il libro che è piaciuto loro di più e lo eleggono col premio Sgarrupato. Devo dirvi che quello che piace di questa realtà è che mette insieme le scuole delle periferie e le riporta al centro e quindi le sottrae a quel ragionamento periferico a cui spesso invece i giornali e le cronache li legano. Il premio Sgarrupato, dedicato alla memoria di Marcello Dorta, è stato assegnato al napoletano Alessandro Gallo. Oggi un napoletano fra tutti è stato premiato, che è Alessandro Gallo, un giovane che ha fatto della letteratura e dell'amore per il teatro un segno di riscatto, pur provenendo da una storia di appartenenza a contesti criminali. Noi ci crediamo che la più grande arma per riscattare la storia di quartieri e la storia dei giovani di questa città è sempre un impegno per il futuro legato alla cultura, allo stare insieme e anche ad essere tutti insieme istituzioni. Tutto questo oggi assume un valore importante, un impegno potente, perché ricordiamo la memoria di Peppino Impastato e lo facciamo aprendo le istituzioni ai ragazzi, portando un messaggio politico di impegno, di trasparenza e soprattutto stimolando il protagonismo dei giovani anche in battaglie fondamentali come la lotta al malaffare, la criminalità organizzata, le mafie, la corruzione.